La partita di Texas Hold'em inizia quando incroci per la prima volta gli sguardi dei tuoi avversari. Lì era tutto diverso dal bar di paese. Cappellini, cuffiette, cappucce, occhiali, gadget. Ognuno faceva di tutto per creare il suo personaggio. La vita è come una partita di poker, bisogna decidere di chi fidarsi. Cadiamo, ma poi ci possiamo rialzare. Parole di Gianluca Mingotto, regista di Poker Generation, primo film italiano che parla del fenomeno del Texas Hold'em, il cosiddetto poker sportivo. La storia è quella di due fratelli siciliani, Tony, fanatico di film come Scarface e Il Padrino, e Filo, introverso e solitario. Grandi appassionati di poker, i due decidono di mettersi in gioco per cercare di raggranellare i soldi necessari a curare la sorella Maria, gravemente malata. Tutti crescono, tutti vincono anche da un punto di vista di maturare e diventare grandi. Era un'ottima combinazione, fra una bella metafora tra la vita, il poker, le carte e i problemi che tutti dobbiamo affrontare. Per i due interpreti, Andrea Montovoli e Piero Cardano, è stato fondamentale essere a contatto con pokeristi di professione per interpretare al meglio i loro personaggi. Insomma, ci hanno anche aiutato tantissimo sulle carte, ovviamente sul gioco, su come bisogna comportarsi con certe mani, quindi sul lato più tecnico. Stando sempre a contatto, poi sempre con una realtà che è il tavolo verde, comunque apprendi sempre di più, diciamo, il gioco e la poker face, la postura che deve avere, insomma. Che la partita abbia inizio.